siamo in Veneto a Barcondive de Lago a casa di Leroy. Facciamo. Possiamo dire il nome al secolo, il tuo nome anagrafico? Gianfranco. Gianfranco, cognome? No, non si può dire. Gianfranco, detto anche Leroy. Momento di pausa. Momento di pausa, allora. Pecorelle, intervallo. Allora. Facciamo che non dici siamo a Barcondive de Lago. Siamo a Vedelago, appunto. Siamo a Vedelago, che fa anche più. Io sto registrando. Sì, vai tranquilla. Facciamo. Così metto questo a parte. Siamo a Vedelago, vicino a Montebelluna, Castelfranco, per capire un po' l'ubicazione geografica. Lascio tutto. Per capire un po' l'ubicazione geografica. Lascio tutto. Allora, ciak, numero due. Siamo a Vedelago, una località, una mena località. Una mena località. Nei pressi di Montebelluna, in provincia di Treviso, in mezzo ai campi, alle vigne, agli alberi di castagno, alle betulle, ci sono le betulle? Le betulle, fossati, sì, gli alberi di castagno no, le brentelle ci sono, i fossati sono rimasti pochi, però. Io vedo sempre queste strade a doppio senso di circolazione strettissime, dove siete abituati a correre come dei matti, limiti, ciao. Per fortuna. E qui è lì il precipizio. No, perché nonostante tutto, qui c'è molto traffico, anche ecco. Se sembra di no. Siamo molto densamente popolati, quindi nelle ore di punta qui c'è veramente molto traffico molto e tutti hanno fretta. Sapete con chi sono in questo momento? Lì è Gianfranco. Al sì. Secolo ed è praticamente il precursore. Scusatemi, dei precursori. Ma non mi sono pettinato il capello. Ma tu sei già bello. Mi sono alzato da poco. E dopo sono ancora... una nottata brava, sì, dove sei sono... stato? Abbiamo fatto una serata afro in una birreria molto molto bella, molto carina. Uh-huh. E c'era un fraccanaio di gente, c'era molta gente. Senti un po', ma sono quelli della tua scuderia, cioè le persone che ti seguono da 40 anni? No, possiamo anche c'era dire 40 qualcuno. Anni. Sì, c'era qualcuno, c'erano molti affezionados, okay. Appassionati come me di musica un po' particolare, ma c'erano anche altre persone che venivano dalla zona, magari per curiosità, poi amiche o fan dell'altro DJ che mi faceva certo. Compagnia, per cui è stato un bel incontrarsi serata. Insieme, portare avanti un... Sei come i panettieri, tu lavori di notte da una vita, è così. E a questo ritmo di vita così sano dobbiamo anche il tuo occhio esotico a mandorla, probabilmente, che è quello di chi si sveglia dopo aver dormito pochissimo e comincia la sua giornata.